Netflix ha scelto il 1 gennaio per anticipare ai tanti fan l'arrivo della seconda stagione di una serie di sfortunati eventi. La serie, tratta dai romanzi di Lemony Snicket, pseudonimo di Daniel Handler. In un breve trailer, il conte Olaf, interpretato dal bravissimo Neil Patrick Harris, annuncia nel suo stile il ritorno il 30 marzo delle avventure degli orfani Baudelaire. Olaf si dice dispiaciuto per i telespettatori che sono sopravvissuti ai primi 8 episodi e si chiede se la sua faccia sia veramente la prima cosa che avrebbero voluto vedere nel nuovo anno. A prima vista sembra un conte più agguerrito che mai, anche i 2 coltelli che stringe tra le mani non sono tranquillizzanti e i 10 episodi che saranno messi a disposizione dal 30 marzo promettono molte sorprese. Questa seconda stagione narrerà le avventure che vanno dal 5° al 9° libro dell'amatissima serie di Lemony Snicket. Il produttore esecutivo dello show, Barry Sonnenfeld, ha dichiarato ad EW: avremo più azione, le cose si faranno più oscure e tristi, mentre Neil Patrick Harris ha anticipato che la seconda stagione sarà molto più fastosa sia nella sua portata che nella sua scala, ma farà anche battere il cuore ai nostri protagonisti. Grazie alle prime foto diffuse da Netflix abbiamo conosciuto già Esme, la stravagante nuova ospite di Violet, Klaus e Sunny, interpretata da Lucy Punch, ed è il 6° e più importante consigliere finanziario della città, e il suo caratterino finirà per influenzare anche il malvagio Olaf. Certamente non si dà per vinto, però per l'occasione si trasformerà in fatto in un gentiluomo europeo di nome Gunther. Non vogliamo anticiparvi troppo, la seconda stagione di una serie di sfortunati eventi sarà in streaming dal 30 marzo e non resta che augurare agli spettatori buon divertimento con il trailer.